Mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Maestro, maestro mio, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Quella guarigione, un miracolo straordinario, a quei tempi non c'erano, come oggi non ci sono, per esempio, se uno si ammala di glaucoma, speranze di poter tornare a vedere come prima. La cecità, a quei tempi, era un male totalmente incurabile. Cieco al 100%, non semivedente, vero cieco, guarito istantaneamente dal Signore. Io vorrei farvi notare alcune cose. Su questo argomento ho fatto delle catechesi lunghe, ma una sola cosa voglio far notare, perché è quella che è importante per noi stasera. Quando il cieco chiede a Gesù Cristo, immagina Gesù è di fronte al cieco, il cieco chiede a Gesù Cristo: «Maestro mio, io desidero che riavere la vista». E Gesù gli dice: «La tua fede ti ha salvato». E da lì a poco gli occhi del cieco si aprono, torna ad essere vedente. La cosa che uno non riesce a capire, ma perché Gesù non gli ha detto: «La tua fede ti ha guarito»? Lui gli ha chiesto la guarigione degli occhi. No, gli ha detto: «La tua fede ti ha salvato». La salvezza, come espressione della Bibbia, significa molto di più della guarigione fisica. Significa che uno non è più sotto il potere del diavolo, ma sotto il potere di Dio. Significa che uno non è più schiavo del peccato, ma è diventato libero nel Signore. La conversione significa la nascita a figli di Dio e non più figli di Satana. Significa quella cosa per la quale Gesù Cristo è venuto sulla terra, per strappare cioè l'umanità dal diavolo e riportarla a Dio. Questa è la salvezza. Perché Gesù ha detto al cieco che gli ha chiesto la guarigione degli occhi: «La tua fede ti ha salvato», e non gli ha detto: «La tua fede ti ha guarito»? E poi, che cosa ha creduto questo cieco per poter essere guarito dal Signore? Cosa che noi facciamo così difficoltà quando siamo malati per ottenere la guarigione, quando siamo in un guaio per ottenere la soluzione di quel problema da parte del Signore. Allora, vi faccio notare alcuni passi, alcuni esempi di altre persone malate alla quale Gesù Cristo ha detto lo stesso modo. Per esempio, la famosa emorroissa, quella donna che ha toccato il lembo del mantello di Gesù mentre passava, senza dire niente a Gesù che lo stava toccando. Matteo capitolo 9, versetto 22. Gesù si voltò, vide la donna e le disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Anche qui lo stesso termine, ma la donna, toccando Gesù Cristo, toccando il lembo del mantello di Gesù che passava, è stata guarita dalla perdita di sangue che aveva da 12 anni. Che c'entra la salvezza qui?
non dice nulla riguardo al peccato, la conversione, se era nel peccato, se si era convertita, però Gesù comunque le dice la tua fede ti ha salvata e non le dice la tua fede ti ha guarita. Prendiamo un terzo caso, qui nei Vangeli, nella Bibbia possiamo spaziare e vedere tante cose e mettere a paragone le une con le altre. Luca capitolo 7 versetto 50, Gesù viene chiamato, invitato a pranzo dal fariseo di nome Simone con tanti altri farisei, e in quell'occasione succede che una prostituta entra in quella sala, si mette a piangere e con le lacrime bagna i piedi di Gesù Cristo, che erano sporchi della polvere, a quei tempi mica c'era l'asfalto, si camminava sulle strade di terra, col sole diventa polvere, coi sandali i piedi avevano un sacco di polvere addosso. Lei bagna questa polvere con le sue lacrime e poi li asciuga con i suoi capelli. Pensate, in una prostituta i capelli essere una parte bella per attirare gli uomini, lunghi, ben puliti, eccetera, sporcati dal fango dei piedi di Gesù Cristo. La prostituta ha umiliato la sua bellezza per adescare gli uomini, pensando che il fango dei piedi di Gesù Cristo fosse più bello e più pulito dei suoi capelli belli e lunghi. Che cosa dice Gesù Cristo a questa donna? La tua fede ti ha salvata. Vai in pace. Certo che è detto così, perché la donna, senza dire io sono una prostituta, ti prego, Signore, perdonami, non ha detto nessuna parola, ha fatto un gesto che ha parlato più delle parole, ha pianto dei suoi peccati, ha lavato i piedi di Gesù Cristo, amandolo con un gesto di profonda umiliazione e di richiesta di perdono. Lei ha creduto che il Signore la potesse perdonare e ha ottenuto il suo perdono e la sua vita nuova già in questo mondo. La tua fede ti ha salvata, vai in pace. Qui non c'è una guarigione fisica, ma Gesù Cristo dice la stessa parola che ha detto nell'occasione della guarigione fisica del cieco e nella guarigione fisica della donna con l'emorragia. La tua fede ti ha salvata. Bene, adesso io direi questa cosa qui, che Gesù Cristo potrebbe e dovrebbe poter dire a ciascuno di noi, a ciascuno di voi che siete connessi su internet, Don Marco, la tua fede ti ha salvato. Antonio, la tua fede ti ha salvato. Giovanna, la tua fede ti ha salvato. A ciascuno di noi. Che cosa è la fede? Perché la fede ci permette di ottenere la salvezza e la guarigione fisica? Un malato di malattia incurabile, che cosa deve credere per poter ricevere da Gesù la guarigione? Un peccatore pubblico come la prostituta, che cosa deve credere dal Signore per poter salvarsi, uscire fuori dal pozzo profondissimo e nerissimo della prostituzione? Allora, per capire bene questo, ci aiutiamo con San Paolo che fa il discorso del vecchio Adamo e del nuovo Adamo. Prima Corinti capitolo 15, dove San Paolo parla della resurrezione di Gesù Cristo in una maniera meravigliosa, è la cosa che tutti noi cristiani crediamo di meno. Noi crediamo solo quello che vediamo. Gesù morto in croce ci arriviamo tutti quanti a capirlo.
e a crederci. Gesù risorto, mancano i preti, ci crediamo. Allora, che dice San Paolo? Che se per mezzo di un solo uomo, Adamo, venne la morte per tutti, compreso Marco Farina, compreso Antonio, Giovanni, tutti quanti noi, per mezzo di un altro uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come tutti infatti muoiono in Adamo, così noi tutti in Cristo riceveremo la vita. E poi spiego altre cose più tardi. Tutti moriamo in Adamo, tutti in Gesù Cristo riceviamo la vita. Come è morto Adamo? Di vecchiaia. Prima di morire di vecchiaia, Adamo è morto qui dentro. Perché? Lui stava bene, era amico di Dio. Però è successo che un serpente, lo spirito del male, si è introdotto nel suo stato naturale di amicizia con Dio e ha lavorato di fino per poterli dividere. Dov'è che ha lavorato il diavolo? Ha lavorato Adamo non nel corpo, non nella testa, ha lavorato qui, con la menzogna. Adamo era come un bambino, non conosceva il male. È facile ingannare un bambino, è facile ingannare una persona che si fida, una persona semplice. Figurati quando ci ha messo il diavolo per mettersi in saccoccia Adamo ed Eva. Come ha fatto il diavolo? La Bibbia racconta in una maniera molto semplice e noi dobbiamo leggerci dietro le parole scritte della Bibbia quello che è successo. È vero che Dio ha proibito a te Eva e a te Adamo di mangiare i frutti dell'alberi presenti in questo giardino? Rispondeva, no, non è vero. Dio ci ha proibito di mangiare uno solo di questi alberi. Mettiamo che gli alberi del giardino erano 10.000, 10.000 frutti diversi, le mele, le pere, le albicocche, le arance, i fichi, il mango, l'ananas, 10.000 frutti meravigliosi, uno più bello dell'altro. Uno non si poteva mangiare perché dice Dio, questo è l'albero della conoscenza del bene e del male. Se voi mangiate di questo albero, morirete. Io vi ho avvertiti, non lo fate perché morirete. Avete a disposizione tutto. Lasciate perdere questo albero. Il diavolo come ha fatto? Con quella prima bugia, tra parentesi, nessuno di noi si illuda di poter mettersi a fare un discorso col diavolo. Non devono fare manco gli esorcisti quando fanno l'esorcismo, perché il diavolo è bugiardo, ti piglia sempre in giro quando parla. Lui non è capace di dire la verità, perché è il padre della menzogna. Quando esce qualcosa di fuori è sempre una bugia. Non è vero che Dio gli ha proibito di mangiare i frutti? No, 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 uno solo. Facendo questa bugia, cosa ha fatto Dio? Dio ha spostato l'attenzione dai 9.999 alberi di cui potevano mangiare i frutti all'unico albero di cui Adamo ed Eva non potevano mangiare i frutti. E allora, una volta andato fuori questo albero al centro del discorso, il diavolo dice, ma non è vero che se voi mangiate quel frutto di quell'albero morirete. Dio vi ha detto una bugia. Sapete quale? Se voi mangiate il frutto di quell'albero, diventerete Teva e te Adamo
Dio, voi stessi. Dio vi ha tenuto nascosto questa cosa perché non vuole che voi diventate Dio. È invidioso di voi. Vi tiene così come due cucciolotti e rimanete così. Lui, grande Dio, e voi, polvere della terra, persone insignificanti. Mangiatelo, provatelo e vedrete che vi succede. Voi diventerete Dio. Allora Eva, Adamo, ma sarà, non sarà? Si misero a guardare il frutto di quest'albero. Ma che bello! Quanto sarà buono! E una attrazione misteriosa cominciò a spingere Eva, prima e Adamo poi, verso di questo frutto. Ne mangiano. Allora, cosa fanno? Mangiando di questo frutto, a livello interiore del loro rapporto con Dio, che cosa è successo? Prima credevano che Dio gli voleva bene. Quando hanno detto al diavolo, non hanno creduto più che Dio gli voleva bene. Hanno creduto che Dio li aveva, scusate il termine, fregati. Faceva finta di essere buono, generoso, invece ha nascosto il frutto per diventare come lui. Allora smisero di fare riferimento a Dio, cominciano a fare riferimento al diavolo. Non credettero più in lui, credettero al diavolo. Se io non credo che Dio mi ama, credo che Dio non mi ama. Non è un giochetto di parole, è quello che succede dentro di noi quando mettiamo in dubbio qualsiasi cosa su Dio. Se io non credo che Dio mi ama, credo che Lui non mi ama. Credo sempre, ma è il perfetto contrario. Adamo ed Eva, prima di mangiare quel frutto, speravano da Dio, perché Dio è il nostro papà, ci vuole bene, passeggia con noi. Ogni giorno è una cosa meravigliosa stare con Lui, chissà come sarà bello il nostro futuro con Lui. Ma da quando il diavolo gli disse che Dio l'aveva fregati perché aveva nascosto il segreto della vita dentro quell'albero proibito da mangiare? Ma allora Dio, non è vero che ci darà chissà che cosa, ci ha ingannati. Non possiamo aspettare più niente di buono da Lui. Dobbiamo cercarlo altrove, da altre persone. Quindi smisero di sperare da Dio. Attenzione che quando uno smette di sperare, come si chiama uno che non spera più? Disperato. Poi, ecco, l'amore congiungeva Adamo ed Eva a Dio, venivano amati e ricambiavano. Quando credettero che Dio non l'amava, quando smisero di aspettare qualche cosa da Lui, Dio non interessò più, smisero di amarlo, si allontanarono da Lui. La semplice presenza di Dio dava fastidio a loro. Se Dio si accostava a loro per tornare a passeggiare nel giardino, loro scappavano e si imboscavano, non si facevano trovare. Non l'amavano più, non lo volevano più nemmeno vedere. Quello che hanno fatto Adamo ed Eva lo facciamo tutti quanti noi. Anche quando ci viene proposto di credere, come milioni di volte abbiamo fatto in questi incontri, tutti facciamo una enorme difficoltà a credere, a sperare
e ad amare Dio, soprattutto nei momenti di difficoltà. Storia insegna, popolo di Israele, quando Dio manda Mosè a liberarli, pare che Dio si sia interessato di noi, non già dimenticati, partono in cammino, arrivano al Mar Rosso, non possono più andare avanti perché non hanno le barche per passare questo mare, dietro era partito l'esercito del re egiziano, del faraone, per riprendere tutti quanti e riportarli in stato di schiavitù sicuramente più dura di quella precedente. Dicono, ma qua questa fuga dall'Egitto propostaci da Dio attraverso di Mosè si è rivelata una sola infinita, detta in termini popolari, perché una volta scappati dall'Egitto non possiamo fare più niente, non possiamo salvarci. Se morivamo in Egitto, almeno non facciamo sta faticaccia di partire. Perché siamo usciti? Forse non ci stavano abbastanza sepolcri per seppellirci in Egitto, che adesso ci ha portato qui nel deserto ad essere seppelliti qua, uccisi dagli egiziani. Il popolo si arrabbia contro di Dio perché crede che Dio gli ha tirato un inganno, una sola, una fregatura. Quante persone partite in un cammino di fede di fronte a un ostacolo insormontabile, noi quante volte ci siamo ribellati a Dio pensando ci hai fregato, ci hai detto una cosa e poi adesso è perfetto contrario, e ci siamo arrabbiati contro coloro che ce lo hanno detto, i suoi inviati. Quando Dio parlò a Abramo, che non aveva figli ed era triste per questa cosa, la moglie ancora di più, Sara, sterile e ormai vecchi, Abramo sentì la voce di Dio a 75 anni. Lui non credeva in Dio, non lo conosceva per niente. Era per lui uno dei tanti dei che esistevano. Si mise in cammino dando retta alla sua parola, perché la sua fede fosse matura a sufficienza per ricevere il figlio che Dio gli aveva promesso. Vi ricordate quanti anni ci vollero? Quanti anni ci vollero? 25 anni. Da quando Dio gli parlò e gli promise che avrebbe avuto un figlio a 75 anni, ebbe il figlio a 100 anni. E ci vollero 25 anni perché i primi tempi Abramo cercava soluzioni umane. Beh, dice, beh, sto figlio che Dio mi ha promesso non arriva, me lo faccio con la schiava di mia moglie, tra parentesi più bella e più giovane, quindi lui ci guadagnava pure in piacere. E così è nato Ismaele. E Dio dice, no, no, non mi piace questo modo che fai tu, Abramo. Io ti ho promesso un figlio e l'ho promesso da tua moglie. Tu avrai un figlio da Sara. Non cercare scappatoie, calci d'angolo, scorciatoie. Figlio tuo deve nascere da Sara, tua moglie. Ma Sara è sterile, io sono vecchio. Da Sara nascerà tuo figlio. Io sono Dio, posso tutto. Abramo dovette imparare a credere che Dio poteva dargli un figlio da una donna sterile, da una donna che è passata la menopausa, da una donna che era vecchia, che non sapeva come poteva crescere il bimbo in quel grembo lì, come si dice, invecchiato, rattrappito, insomma. Doveva credere questo. E finché non ha creduto, il figlio non è nato. Quando ci ha creduto, lui ha avuto quel figlio. Allora, vedete, il peccato di Adamo ed Eva mise Eva e Adamo
in una posizione brutta nei confronti di Dio. Non ci credevano più, non ci speravano più. Per lui, per loro, Dio non era più quando uno ama una persona, quando due fidanzati si vogliono bene, non vedono l'ora di vedersi, di stare insieme. Il tempo che uno passa lontano dall'altro è tempo sprecato. Così nell'amore con Dio. Santa Gemma Galgani, e questo ti mette in croce, una volta volle confessare, diceva: ma ho commesso un peccato gravissimo, ah, povera, ho fatto un peccato gravissimo. Confessa: che hai fatto? Che hai fatto un peccato così grave? Tu stai qui malata a letto. Ho fatto un peccato gravissimo. Che cosa? Mi sono distratta per qualche secondo dal Signore. Io quando ho letto sta cosa, per qualche secondo, che lei non aveva pensato a Dio, che è svolazzato da qualche parte, peccato gravissimo. Perché lei amava Dio, amava Gesù Cristo, e se tu lo ami non ti distrai da Lui. Se lo fai è perché l'amore non è tanto forte nel cuore. Allora, nel nostro io facciamo difficoltà con Dio perché al posto della fede è venuta l'incredulità, al posto della speranza è venuta la disperazione, al posto dell'amore il rifiuto, l'opposto. Per noi che siamo in cammino di fede, dove riconoscendo questi nostri peccati stiamo cercando di riagganciare con Dio, è dura. È vero o no? È dura credere e credere veramente e credere sempre. È dura sperare e sperare da Dio. Sapete cosa significa sperare da Dio? Che quel progetto di vita che noi ci siamo fatti da noi stessi, quegli obiettivi di vita che noi vogliamo raggiungere, che perché per noi sono i migliori, dobbiamo buttarli via totalmente e realizzare nella nostra vita il progetto che Dio ha per noi, raggiungere nella nostra vita l'obiettivo che Dio ha per noi, perché sicuramente quello, essendo l'obiettivo e il progetto del Padre mio che è nei cieli, è migliore per me di quello che io meglio di tutti possa pensare per me stesso, perché Lui è più grande di me, sa fare per me meglio di quello che io sappia fare per me stesso. La Madonna mai avrebbe potuto a 14 anni farsi un progetto di vita e raggiungere un obiettivo più grande di quello che Dio le aveva proposto mandando l'Arcangelo Gabriele ad annunciarglielo: diventare la madre del Figlio di Dio sulla terra, e in cielo di conseguenza sarebbe diventata la quarta potenza spirituale dopo Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, sopra tutti gli angeli, per quanti miliardi ne siano, per quanto potenti essi siano, e sopra tutti i santi di tutta la storia. Come poteva lei fare di meglio per se stessa? Chi di noi può fare di meglio per se stesso di quello che Dio ha pensato per ciascuno di noi? Allora, il difficile per noi è sperare in quello che Dio ha fatto per me, ha pensato per me. Perché chi è che lo conosce questo? Qualcosina conosciamo, all'ingrosso, ma i dettagli non lo sappiamo, il quando e come. È una cosa che si deve rivelare. Allora, riaccendere la speranza in Dio e che questa speranza diventi forte, una speranza così forte da sperare contro ogni speranza umana fallita. Quando è che ce l'avremo questo noi? Quel cieco che, anche se era un pezzente, un analfabeta, un poveraccio,
un disgraziato, ci supera tutti quanti perché lui non si è mai arreso ad essere cieco. Per cui quando capita, diremmo in termini biblici, il kairos, il momento giusto per la sua vita, quando Dio passa nella sua vita attraverso la persona di Gesù di Nazareth, passa, che passava sulla strada dove il cieco stava a chiedere la carità, ci passava quel giorno a quell'ora, e se lui non afferrava questa occasione, chissà quando ce l'avrebbe riavuta e se ce l'avrebbe riavuta in futuro. Lui afferra questa situazione, dice: questo è il momento mio. Signore Gesù, fermati, abbi pietà di me. Lui ha fatto questo perché non si era mai rassegnato, non si era mai sentito sconfitto ad essere cieco. Sicuramente non era l'unico cieco in quella strada a chiedere la carità. Gli altri dicevano: che ci vuoi fare? Siamo stati sfortunati. Chi si è ammalato e ha perso la vista? Chi c'è nato cieco? Se non ti rassegni, che fai? Ti spari? Ti devi rassegnare e cambiare così alla buona giorno per giorno. Questa è la soluzione umana ai drammi che con le nostre forze non possiamo evitare. Quel cieco non ha accettato questa cosa, sentendo che passava il profeta di Nazareth, colui che aveva fatto guarigioni e miracoli soprattutto ai poveracci come lui. Gesù, abbi pietà di me, e non lo molla fino a quando Gesù non si ferma davanti a lui e gli chiede: cosa vuoi che io ti faccia, che io ci veda? Questa è la speranza in Dio. Chi di noi spera in Dio? La speranza in Dio è quella che ci aveva Ignazio di Antiochia, vescovo di Antiochia, il secondo vescovo dopo San Pietro in quella città, il quale, sentendo dentro di sé che Dio lo chiamava al cielo, imprigionato e portato con la nave a Roma per essere sbranato dalle belve al Colosseo e far divertire la gente del suo sangue, dei pezzi di carne e delle ossa strappati via dai leoni, dalle belve inferocite e affamate, lui dice ai cristiani di Roma: guardate, non impedite che io sia sbranato dalle belve nel Colosseo, perché se volete salvarmi la vita credendo di farmi un piacere, voi mi avete rovinato, perché io sento dentro di me il Padre che mi chiama e mi dice: su, vieni al cielo, voglio che la mia tomba sulla terra siano le pance dei leoni e le loro fauci, perché io vado in cielo. E l'ha fatto. Non penso sia una cosa bella essere sbranato da un leone, ma lui era talmente sicuro e forte dentro se stesso di andare in cielo, sentiva questa chiamata di andare su, che lui del suo corpo non se n'è, scusate il termine, fregato niente, perché andava in cielo. Questa è la speranza. Chi di noi ha speranza in Dio? La nostra speranza è malata. E così l'amore in Dio. Allora, non so se avete capito. Avete capito che noi stiamo adesso e ci sentiamo interiormente come erano Adamo ed Eva dopo aver peccato, con una fede morta, con la speranza morta, con un amore morto. Perché io, se vi parlo qua di dire di amare, Dio ci ama, ma se vi dicessi l'altra parte del Vangelo, facessi una catechesi dove Gesù insegna: amate i vostri nemici. E dire: tu chi hai come nemico? Quel delinquente del mio vicino di casa mi ha fatto questo, questo e questo.
ama i tuoi nemici. Tu lo ami? Lo hai perdonato? Stai pregando per lui? Ma quello mi fa le maledizioni, è andato dal mago. E tu gli fai le benedizioni? Tu gli mandi lo Spirito Santo? Chi di noi farebbe questo? Eppure questo è Vangelo. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, benedite i vostri persecutori, benedite coloro che vi maledicono, pregate per i vostri persecutori. Se fate così, sarete figli dell'Altissimo, il quale fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui cattivi e sui buoni. Senza differenze, la stessa cosa. Noi perché facciamo differenze? Amiamo chi sì e chi no. Chi ama, ama tutti. Chi non ama, non ama nessuno. Chi ama quelli che gli vogliono bene e non ama quelli che gli vogliono male, non ama nessuno. Perché gli altri che gli fanno del bene li ama per convenienza, non per vero amore. Questa è la cosa, il cristianesimo. Così ha fatto Gesù. E noi? Quanto ci manca per diventare cristiani veri? Non ho detto quanto vi manca, quanto ci manca, ho detto. Lo so che i passi più duri devono ancora venire nella mia vita, anche se c'è una certa età. Le tappe più importanti saranno quelle future. E non vivo di passato. E allora, noi ci troviamo nei confronti di Dio come si trovavano Adamo ed Eva dopo aver peccato, nella fede, speranza e carità. Il problema di uno che prega, un malato terminale, di tutto è la paura della morte e peggio ancora della sofferenza. Ma se il malato terminale cominciasse a avere fede in Dio, dice, beh, se io muoio come Gesù è morto sulla croce, Padre, nelle tue mani affida il mio spirito. Se io muoio come è morto l'assassino a fianco di Gesù Cristo, Signore, ricorda di me quando entrerai nel tuo regno. Sono morti giovani tutti quanti, un innocente, quell'altro un pezzo di delinquente che non veniva più. Tu oggi sarai con me in paradiso. Muoio di tumore. Io non muoio, muore il corpo, ma io mi salvo. Io vado in cielo, vado in paradiso. Allora la paura di morire non li sarebbe più con la vera fede. Giusto? Quindi il primo effetto della morte e risurrezione di Cristo è che la paura scompare, anche la paura della morte. Il primo effetto della vera fede, della vera speranza, della vera carità. Ma seconda cosa, i mali della vita dobbiamo subirli o possiamo sconfiggerli? Ecco allora i problemi. Faccio esempio, una coppia si vuole bene, si ama, sacramento del matrimonio. I figli nel sacramento del matrimonio sono un optional, come quando compri la macchina, ci puoi mettere l'autoradio oppure ci puoi non metterla, è un optional, tanto la macchina non è che, se non c'è l'autoradio non cammina, cammina lo stesso, fai tutti i comodi che vuoi. Sono un optional i figli o fanno parte dell'essenza del matrimonio? Quando si fanno le domande prima del matrimonio, l'incartamento, una domanda è questa, dice, tu volete avere figli oppure pensate di sposarvi così senza avere figli? Se i fidanzati rispondono noi ci vogliamo sposare, vogliamo essere felici, goderci la vita, ma i figli, siccome ci sono cause di grandi tribolazioni, non li vogliamo avere. Il sacerdote dice, bene, arrivederci, in chiesa non ci mettete più piede, non vi sposate più.
perché se uno rifiuta volontariamente di avere figli, non fa sacramento del matrimonio, perché fanno parte dell'essenza del sacramento stesso, l'apertura alla vita, i figli. E se una coppia accidentalmente non ce l'ha, per malattia o per un motivo misterioso, perché lui sta bene, lei sta bene, possono avere figli, ma i figli comunque non vengono. Che deve fare questa coppia? Deve soltanto andare ad adottare un bambino per avere un figlio e per esercitare la propria affettività di padre e di madre? Oppure può alzare gli occhi al cielo e dire: «Oh Signore, Tu che hai detto ad Adamo ed Eva, siate fecondi, crescete e moltiplicatevi, donaci un figlio». Può dire no così questa coppia? E se c'è un nemico invisibile che gli impedisce di avere figli, come un nemico invisibile ha impedito Elisabetta, moglie di Zaccaria sacerdote, come un nemico invisibile ha impedito a Sara, moglie di Abramo, come un nemico invisibile ha impedito ad Anna, moglie di Gioacchino, di avere figli. Uno si arrende di fronte a quest'opera maligna, oppure combatte nella fede perché vinca il Signore e il figlio nasca? Perché nella storia di Zaccaria ed Elisabetta, nella storia di Gioacchino ed Anna, nella storia di Abramo e Sara e di tanti, tanti, tanti altri nel corso della storia della salvezza, i bambini più importanti, i bambini più significativi, i bambini ai quali Dio avrebbe dato un carisma da esercitare nella storia della salvezza, salvezza delle anime, il diavolo ha cercato di fare di tutto per impedire che venissero nel mondo. Ma non solo, non so, che nascessero e morissero, ma manco concepiti. Stattene in cielo, non ci venire sulla terra. Mamma sterile, papà sterile. Quando attraverso la fede, la perseveranza, hanno vinto questi sposi nel Signore, da Gioacchino ed Anna è nata la Madonna, da Abramo e Sara è nato Isacco, anello fondamentale della storia della salvezza, da Elisabetta e Zaccaria è nato Giovanni Battista, che ha avuto il compito di essere annunciatore della parola di Dio e un apostolato che riguardava milioni di persone, da annunciare che avrebbero ricevuto l'annuncio della parola per la conversione e il battesimo nelle acque del fiume Giordano. Gesù Cristo di lui dice che fino ad oggi mai uno più grande di lui è nato dal ventre di donna, il più grande profeta dell'Antico Testamento. Certo che il diavolo non ci voleva queste persone. Allora come si fa a dire, quando uno è sterile, se Dio ha permesso questo, rassegniamoci, accettiamo? No, è una battaglia da vincere, perché dietro quell'apparente volere di Dio c'è un male che deve essere sconfitto, che si chiama sterilità, voluto dallo spirito del male. Lo sa lui perché? Che cosa vede che noi non riusciamo a vedere? Quale cosa importante lui vuole impedire che avvenga, e quale cosa importante deve avvenire attraverso la fede dei genitori? Anche delle cure, ovviamente. Io sto parlando, quando parliamo di guarigioni miracolose eccetera, mai ho detto, e mai la Bibbia dice che la via della medicina naturale è esclusa. Io sto dicendo questo perché mai si parla di guarigioni soprannaturali, ma la medicina nella Bibbia esplicitamente dice che Dio ha posto l'ipotesi racida,
dice che Dio ha posto in natura i rimedi contro tutte le malattie, compresi il Covid, quindi la ricerca, la cura medica, le medicine, la scienza, i ricercatori, tutto questo è esplicitamente... Poi ecco, ci sono i santi medici, come Giuseppe Moscati, e chissà quanti altri, quindi figuriamoci se non è esplicitamente divina e volere di Dio l'arte medica, che la pratica e che sia fatta con amore verso i malati, compresa tutto quello che gira intorno, gli infermieri, San Camillo dell'Ellis, patrono degli infermieri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo non lo escludo assolutamente. Sto parlando adesso nel campo della fede, quello che si può e si deve ottenere. Ho detto quindi nel caso della sterilità per la mancanza dei figli. È un malato di una malattia, ecco, abbiamo sentito il cieco, la donna che aveva le emorragie, ma nei racconti del Vangelo troviamo tanti altri esempi, i lebbrosi, ce n'erano tanti tempi di Gesù Cristo. Gesù Cristo li guariva singolarmente e in gruppo, come 10 lebbrosi, guariti tutti e 10 dal Signore attraverso un miracolo fatto moltiplicato 10. Le guarigioni sono qualcosa di straordinario che dobbiamo rileggere nel Vangelo e capire veramente la loro essenza. Che cosa il cieco ha visto in Gesù? Che cosa ha creduto? E per quel fatto Gesù non gli ha detto la tua fede ti ha guarito, ma la tua fede ti ha salvato. E allora qui ci torna San Paolo in aiuto, che dice così: come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Se morire significa non credere più in Dio, non sperare più in Dio, non amare più Dio e di conseguenza il prossimo, vivere significa tornare a credere in Dio, tornare a sperare in Dio, tornare ad amare Dio e di conseguenza il prossimo. Nessuno nel corso della storia della salvezza fino a Gesù Cristo ha fatto in Dio quell'atto di vera fede, di vero amore, di vera speranza. Hanno tutti fallito in un qualche modo. Chi ha ricongiunto l'uomo a Dio è stato l'uomo Gesù di Nazaret. Se vi facessi una domanda semplice, vediamo un po' adesso, questa domanda banale, però è facile rispondere. Poteva un angelo, mettiamo l'arcangelo Michele, riportare l'umanità a Dio, espiare il peccato di Adamo? Sì o no? No, perché? Era spirito e non era uomo, non aveva il corpo. Per ricondurre l'uomo a Dio ci voleva un uomo, una persona fatta di materia oltre che di spirito. Per fare l'uomo che avrebbe ricondotto l'uomo a Dio occorreva una donna, ecco l'importanza di Maria, che ha permesso a Dio di fare il miracolo della incarnazione e di fare diventare il suo figlio, che era spirito, uomo. Con Maria ha inizio Gesù di Nazaret, vero uomo, vero Dio, e tutto quello che Cristo ha fatto da uomo, Gesù ha fatto il cammino umano totalmente uguale al nostro. Da bambino giocava, ha dovuto imparare la lingua ebraica per poter parlare. Una delle prime parole che ha imparato Gesù Cristo da bambino era immi, che in ebraico significa mamma.
Un'altra è stata Abba, che in ebraico significa papà, papino mio. E poi tutte le altre. Poi ho dovuto imparare a lavorare, a leggere, a scrivere. Ho dovuto fare il cammino umano. Poi ho dovuto, da predicatore, per fare i miracoli, Gesù li faceva già di suo, oppure c'è stato una fase della vita nella quale poi è diventato in grado di compiere miracoli. Uno dei cosiddetti Vangeli apocrifi, cercando di spiegare perché Giuda ha tradito Gesù Cristo, racconta questo fatto. Gesù bambino gioca, Giuda gioca pure lui insieme a Gesù. Gesù bambino giocando fa col fango forma degli uccelletti e ricordando il padre suo che soffiando sull'uomo fatto di fango, quello diventò il primo uomo, Adamo, lui fa l'uccelletto, ci soffia e quello da fango svolazza e parte via dalle mani di Gesù Cristo. Che bello, dice Giuda, lo faccio anch'io. Prende il fango, ci fa l'uccelletto, soffia e quello rimane di fango, non si muove. Arisoffia e quello, niente, gli uccelletti di Gesù Cristo volavano, i suoi no. Comincia ad essere invidioso di Gesù fin da bambino e poi da grande lo tradisce. Questa è una storia vera o una favoletta? È una favoletta inventata perché Gesù Cristo da bambino non faceva i miracoli per giocare, perché non li poteva fare, perché era Dio, ma nel suo cammino umano Gesù ha acquisito il carisma della guarigione dei malati, di fare i miracoli in genere, esorcismi, segni sulla natura, risurrezione dei morti, in che occasione? Nel battesimo suo nel Giordano, nel quale con il dono dello Spirito Santo Dio Padre ha equipaggiato Gesù per fare la sua missione, e gli è bastato quel dono oppure Gesù prima di poterlo esercitare ha dovuto fare un esame? Perché uno di voi o un vostro figlio guidi la macchina, basta che voi genitori gliela regalate? O lui deve imparare a guidarla prima? Allora nel Giordano Gesù ha ricevuto dal Padre, attraverso il dono dello Spirito Santo, i carismi da dover esercitare per la missione. E per impararli a usare che cosa ha fatto Gesù? Qual è stata la sua scuola guida? Non si dica, ha già fatto il miracolo, aveva già imparato. Dove ha fatto la sua scuola guida? Nel deserto, nella preghiera, 40 giorni col digiuno, lottando col maligno, quando ha vinto per se stesso, Gesù è diventato in grado di vincerlo anche negli altri. Quando ha sconfitto Satana che l'ha tentato, allora è chiamato di sconfiggerlo nel demoniato di Gerasa, esci da costui, non entrare più. E così per gli altri miracoli. Quindi nel cammino di Gesù Cristo tutto è stato progressivo, graduale, da uomo. Allora, anche il riallacciare l'unione uomo-Dio è stata così progressiva. Siccome Adamo aveva smesso di credere in Dio, perché tutti noi uomini potessimo tornare a credere in Dio, ci voleva qualcuno che credeva in Lui. Ma adesso, dopo il peccato, era entrata nel mondo la malattia, la morte, le guerre, la fame, le disgrazie, i cataclismi della natura, gli omicidi, i furti. Come si fa a credere in Dio con tutti questi mali? Per tornare a credere in Dio ci voleva uno,
che nonostante tutto il male che esista, nella sua forma più elevata e più potente che esista, credesse che Dio gli voleva bene lo stesso. Per cui quando sulla croce il diavolo scaricò addosso a Gesù Cristo la sofferenza, i chiodi, le corone, le spine ficcate nella cesta, le frustate, il massimo del male che poteva esistere dal punto di vista del corpo, dal punto di vista morale, il tradimento di Giuda, l'abbandono di tutti, la sofferenza spirituale, quella che noi non capiremo mai per quanto è brutta, non sentire più Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? La sofferenza più tremenda che esiste. Nonostante questo, credere in Dio. Gesù sulla croce non ha fatto quello che voleva il diavolo. Quando uno soffre, che fa? Noi siamo fatti che basta che mettiamo un chiudino nel muro, per mettere un quadro, diamo una martellata invece che sul chiodo, e diciamo, la bestemmia, perché anche a livello inconscio e profondo accusiamo Dio che non doveva permettere che ci capitasse quell'errore, quel guaio, quella sofferenza. E lo facciamo tutti questo. Per qualsiasi guaio, vai con la macchina o per distrazione tua vai a sbattere con quell'altra o quello per distrazione sua. Oggi che c'ho tanto da fare, questa cosa qui, come... Accusiamo Dio che quel guaio non doveva succedere. C'è stato il terremoto all'Agrodetto, quante persone hanno perso la fede perché dice Dio non doveva permettere, dov'è sta Dio che è buono? Perché permette che muoiono i bambini, gli afghani ammazzati? Perché? Dove sta che è buono Dio? Dio non esiste. Allora, uno ha creduto nel colmo della sofferenza fisica, morale e spirituale. Uno ha creduto quando stavo morendo che Dio esiste e che Dio lo stava amando e che la sua storia di salvezza passava attraverso quella morte di croce tremenda e che da quella storia sarebbe uscito fuori un bene meraviglioso. E San Pietro commenta nel suo kerygma annunciato il giorno di Pentecoste che Gesù ha realizzato la profezia del profeta Davide, che in spirito vide il suo servo in preghiera davanti a Dio, diceva: o Padre, tu non permetterai, tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, il disfacimento del proprio corpo. Come? Con la resurrezione dei morti. Tu mi chiedi la vita, allora significa che mi vuoi risuscitare. Tu mi chiedi la vita, significa che mi fai abbandonare la vita di poco conto per darne una più grande e più importante. Credo che tu mi ami. Chi di noi è in grado di fare questo? Gesù Cristo sulla croce è diventato l'autore della fede. Se la fede oggi esiste è perché Gesù Cristo sulla croce ha creduto in Dio. Se quel cieco è guarito è perché lui ha creduto in Dio, perché non era giusto che lui fosse cieco. Dio non mi può lasciare così. Io ho diritto come tutti di vedere. Gesù, abbi pietà di me e fammi vedere. La tua fede ti ha salvato. Perché hai salvato? Ma è chiaro, perché ha fatto per i suoi occhi quello che ha fatto Gesù Cristo sulla croce. Ha creduto nonostante la cecità che Dio gli volesse bene. Ha creduto, abbi pietà di me. E Dio è intervenuto in suo aiuto guarendolo. Quindi con la guarigione dei suoi occhi lui è guarito col corpo, è guarito con l'anima. I suoi occhi sono tornati a vedere, la sua fede è tornata a funzionare nei confronti di Dio. Guarito nel corpo, guarito nell'anima, salvato, pronto per la vita eterna. Detto questo, ci alziamo in piedi.
Ecco, Signore, ti preghiamo, ecco, perché questa preghiera sia efficace, ognuno deve pregare attivamente, presentare al Signore il suo problema, la sua malattia, la sua vessazione maligna, il suo peccato, la famiglia, il problema, il figlio lontano da lui, i debiti, se il problema economico, quello che sia, laddove il maligno ci sta mettendo in croce. E così voi fratelli che state connessi con internet, la stessa cosa, da casa, qualsiasi sia il problema, Dio è Dio di vita, Dio è Dio di salute, Dio non creò Adamo ed Eva per la malattia, li creò sani. Senza salute non possiamo fare niente di buono per gli altri. E scusate, io non vorrei ripetere ogni volta tutto. Dovete capire bene, il caso delle anime vittime è un caso a parte. Padre Pio non poteva stare se non soffriva per il Signore. San Francesco gliel'ha chieste lui le stimmate a Dio. Quando stava nella grotta a pregare sul Monte Laverna e gli ha chiesto con parole semplici così: Signore, fammi sperimentare nel corpo quello che tu soffrivi quando stavi sulla croce, ma nell'anima l'amore che tu esercitavi per Dio e per il prossimo quando soffrivi così. Lui non era un masochista amante del dolore, lui era un amante dell'amore, e gli mancava questo stadio per completare la pienezza del suo amore, amare Dio e prossimo anche soffrendo nel campo dello spirito del male. Lui sì che insieme a Maria ha calpestato la testa del serpente, perché l'ha sconfitto nel campo suo stesso. Il maligno ti provoca la sofferenza e la morte sono le sue armi, e tu lì dentro sei fedele a Dio, così lo sconfiggi. Mentre soffri, mentre stai morendo per il Signore e per il prossimo. Signore, ti preghiamo, perché ogni persona qui presente possa ricevere la sua grazia, il suo miracolo, perché ogni persona connessa a internet che crede in te, esercitando la fede del cieco di Gerico, che ha creduto per la sua guarigione e contemporaneamente è stato salvato per la vita eterna, perché ognuno possa ricevere la sua grazia e il suo miracolo. Signore, ti preghiamo, sconfiggi i nostri nemici, facci schiacciare la testa del serpente, guarisci tutte le nostre malattie, liberaci da ogni vessazione dello spirito del male, convertici da ogni peccato e vizio. Fa riconciliare la nostra famiglia nel grande sacramento del matrimonio. Dona i figli alle coppie sterili. Togli la schiavitù del debito prodotta dal Dio denaro e dall'avarizia di alcuni che hanno voluto troppo, togliendolo a chi ha troppo poco per vivere. Signore, ti preghiamo, laddove il maligno ha innalzato la croce per inchiodarci i tuoi figli, tu manda lo Spirito Santo di resurrezione e di vita, perché le anime escano dalla prigione eterna degli inferi, perché i corpi escano dal sepolcro di Giuseppe d'Arimatea, per vivere in salute, in libertà, in pienezza, in gioia, in amore, in pace, in speranza, fino al giorno in cui ci chiamerai per andare con te, portata a termine la nostra missione terrena. Per cui ti preghiamo, manda il tuo Santo Spirito, Signore, su ciascuno di noi. Vieni, o Spirito Santo,
non esiste salvezza senza la tua discesa in noi, senza che tu venga ad abitare permanentemente nel nostro cuore e nella nostra vita. Vieni, o Spirito Santo, scendi su ciascuno. Vieni, unzione e potente dello Spirito Santo, al lavoro per compiere ogni grazia e miracolo di cui il popolo di Dio ha bisogno. Ci uniamo alla fede del cieco di Gerico, dicendoti: Signore, abbi pietà di me. Signore, guariscimi. Signore, liberami. Signore, perdona i miei peccati. Signore, risuscitami. Ecco la risposta di Dio, lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, scendi su ciascuno di noi. Scendi ora e opera con la potenza nei nostri confronti. Vieni, Santo Spirito. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Fondi di plasmaci, riempici, guariscici, Spirito di Dio, scendi su di Vieni, unzione dello Spirito, non lasciare nessuno, tocca ogni fratello, ogni sorella, compresi quelli qui presenti nelle fotografie, nelle intercessioni, nelle richieste arrivate tramite YouTube, sulla chat. Vieni, Santo Spirito, guarisci ogni persona.
Signore Gesù, non permettere al maligno di rubare quello che la tua parola stasera ha seminato. Noi non possiamo vivere più di ribellione, di mormorazione, di avvilimento spirituale, di tristezza, di vuoto. Non ci hai creati per queste cose, Signore. Ci hai creati per la gioia, per la pienezza di vita, per la speranza che non delude. Ci hai creati per la salute, per la guarigione, per la libertà. Signore, la pienezza dello Spirito che stiamo sperimentando in questi momenti di silenzio, che sono il culmine di questo incontro, la forza spirituale presente in questo silenzio, nel quale agisci per il nostro bene, sia il dono che ciascuno di noi porta a casa. Signore, fra poco nell'Eucaristia ci metterai ancora alla prova. Quella donna con l'emorragia pensò dentro se stessa e credette che soltanto toccando il lembo del mantello tuo, essendo tu un santo, l'unto di Dio, sarebbe guarita dalla sua malattia, e così avvenne.
E noi avremo fra poco di più di un lembo di mantello da toccare. Riceveremo te, Eucaristia, e chiunque di noi ti toccherà con fede, ti celebrerà con la fede di essere guarito, di essere liberato, di essere santificato, come quella donna con l'emorragia riceverà la sua guarigione, la sua grazia, il miracolo necessario per lui. Signore, ti diamo gloria. Grazie perché il cristianesimo è molto di più di quello che ci è stato dato fino ad oggi. Signore, grazie per le porte che apri per il nostro futuro, perché mentre il mondo sperimenta la morte giorno per giorno, il crollo, la paura, il terrore, a noi ci fai alzare sempre di più gli occhi e guardare sempre di più il positivo e il futuro che tu hai preparato per ciascuno di noi. E per il cuore ti diciamo: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tra 5 minuti la messa.